ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Amen. Ce lo siamo detti fin dall'inizio, i motivi di gioia oggi sono tanti. È un giorno di festa, e quindi questo è già un motivo di gioia. Quindi immagino che dopo si andrà a mangiare qualcosina, vero? Perfetto. Quindi già questo è un motivo di gioia. Poi magari, non so, un pacchetto di costolini ve lo regaleranno oggi. Sapete neanche sui costolini, va bene. E un pacchetto di qualcosa, no, forse è in arrivo anche qualche regalo. E anche questo probabilmente, insomma, vi riempie di gioia. Ma dobbiamo stare attenti perché? Perché in realtà, è vero, anche nel Vangelo si parlava di gioia. Ma non è detto che su alcune parole fondamentali della nostra vita, tipo gioia, poi dopo ne avremo un'altra, non è detto che basti dire la parola per intendersi esattamente su quello di cui stiamo parlando. Per esempio, uno può dire gioia, dice certo, oggi è un giorno di gioia, però il Signore ci promette una gioia che, adesso andremo un po' dentro al testo del Vangelo che abbiamo letto, scopriremo che la gioia che promette il Signore è un po' diversa rispetto alle gioie a cui siamo abituati noi. Dimmi una cosa che ti piace fare. Niente. Era così per dire, talmente naturale, perché non stai a chiedere. Giocare a baseball è veramente molto bello, giocare a baseball. Quindi per te dici, per me giocare a baseball è una grande gioia. Io tutte le volte che poi se vinco è ancora più bello, sono ancora più contento. Bene, questa è una gioia importante. Ditemi un'altra cosa che vi dà gioia. Andare a scuola domattina. Allora è stata un'interferenza. E fare teatro, molto bello, bravo Nicolò, fare teatro è una cosa che dà grande gioia, è vero, è una cosa che dà grande gioia. Bene, tutte queste sono cose buone, sono cose cattive, no? Sono cose buone, però il Signore ci dice, guardate che io vi sto promettendo una gioia che è un po' un'altra cosa. Sapete da che cosa lo possiamo capire? Lo possiamo capire dal momento in cui Gesù dice queste cose qui. Perché uno dice, sai, quel giorno lì Gesù era sul lago con i suoi amici, come tante volte, un giorno tranquillo, ho detto, ma non preoccupatevi, perché io vi darò una gioia che no, siamo durante l'ultima cena. Cioè, Gesù ha appena fatto l'Eucaristia, la sua prima comunione. Anche Gesù ha fatto la prima comunione. Poi, la prima volta che ha fatto, cioè, la prima e l'ultima volta che ha fatto la cena, cioè quella volta lì, Gesù alla fine ha dato il pane, ma l'ha mangiato anche lui, ha fatto anche lui la comunione. È una cosa strana questa, però è vero. Anche lui quella sera lì, ahimè, qualcuno si ricorda come andò a finire quella sera lì. Pietro gli diceva, io ti seguirò finché tu sarai su questa terra. E invece quella stessa notte, quando nel cortile di Loforte, lo negò tre volte. Sicché cinque minuti prima Giuda aveva detto, vado fuori un attimo, era andato a tradirlo. Il giorno dopo, alle tre del pomeriggio, Gesù. Quindi, insomma, come si fa a parlare di gioia quando stai per andartene, quando i tuoi amici ti stanno per mollare, ti stanno tradendo? Capite? Già da questo noi capiamo che la gioia di cui parla il Signore è una gioia che va oltre al fatto che ci sono dei momenti nella nostra vita in cui stiamo bene, quando giochiamo a baseball, quando facciamo teatro, quando facciamo non so che cosa, stiamo bene, bene. Ma Gesù ci dice, guarda, io ho una gioia che è piena. Sapete cosa vuol dire che una cosa è piena? Che non ce ne sta? Tanto, se tu riempi il forno di lasagna, chissà perché mi metti questo. Se tu riempi il forno di lasagna, se ne metti un'altra buona, non ci sta, pieno, non ci sta più niente. Benissimo, così è la gioia che il Signore ci promette, è una gioia che è piena, non ce n'è una più grande. E quindi è una gioia così grande che neanche di fronte
sacrifici della vita qualcuno ce la può togliere. Perché il vero problema delle nostre gioie, anche fossero belle, anche tu, se tu riuscissi a vincere il campionato, mica italiano, americano di baseball fra qualche anno, ti dici una gioia immensa, contentissimo. Sì, è vero. Ahimè, l'anno dopo ricomincia un altro campionato, sei da capo. Appena diventi campione sei già quasi scaduto, cioè rimani lì per qualche tempo e poi sei ricomincia da capo. Le nostre gioie sono passeggere, perché comunque prima o poi fai vacanza ma ritorna a settembre. A settembre cosa succede? E quando finirai un giorno a scuola, non facciamo i conti, perché sei ancora a quarta elementare, quindi arrivare prima media, seconda media, terza media, prima superiore, seconda superiore, terza superiore. Sono 10 anni uso ridere, eh? Poi se uno non vuole neanche andare a fare l'università, sono 10 anni uso ridere, quindi campa cavallo. Però anche quando uno avrà finito il superiore, si dovrebbe andare a lavorare, quindi insomma, altro che settembre dopo, dopo fate molto di meno. Insomma, le gioie della nostra vita hanno un problema, sono momentanee, sono limitate. Il Signore invece ci promette una gioia piena, che non ha il sospetto di dire ma domani potrebbe anche finire. No, quella lì è una gioia piena che non ha possibilità di che qualcuno te la toglie. Addirittura Gesù sta per morire in croce, mancano 18 ore alla sua morte, e Gesù dice ma guarda, io quella gioia lì ce l'ho lo stesso. Mi sai, ma che gioia è questa qui? È ben diversa dai regali, con tutto rispetto per i regali che abbiamo fatto oggi con i vostri parenti, saranno bellissimi. Però dopo un po' che li hai visti, li hai guardati, ti sono piaciuti, insomma, lascia passare un mese, due, poi dici, va bene, la è passata. Qual è il segreto della gioia del Signore Gesù? Così grande che neanche la morte può essere più grande di quella gioia lì, che neanche la morte può portare. Il Vangelo di oggi in realtà lo diceva. Gesù si diceva che ci dava un comandamento. Ora, dimmi un comandamento. No, dai, vedi. Guarda, se te ne ricordi uno, non uccidere, basta, me ne hai detto uno, è sufficiente. Mentre tutti gli adulti in sala che sanno bene a memoria e quindi potrei interrogarli, ma non lo faccio, non lo faccio. Però tu me ne hai detto uno che è vero, per esempio non uccidere, questo comando non devi uccidere, ma è vero. Ma in questo caso Gesù, quando dice ti do un comandamento nuovo, non vuol dire un comandamento nel senso di una cosa che ti obbligo a fare. Vuol dire un comandamento nel senso, una regola fondamentale. Tu che giochi a baseball, una regola fondamentale del baseball, per vincere le partite, non una regola del regolamento, per vincere le partite a baseball bisogna stare concentrati, per esempio, penso. Perfetto, immagino che da baseball. Bisogna stare concentrati, perché a baseball sono tutti fermi e magari ti distrai, no? Non è un gioco continuamente in movimento. Sono tutti fermi, succedono cose, tu ti distrai e invece devi stare concentrato, perché poi devi sapere bene gli schemi. Beh, questa qui è una regola fondamentale, per esempio, del baseball. Gesù, quando ci dice vi do un comandamento, ci sta dicendo vi do l'ingrediente fondamentale per avere una gioia che nessuno vi può togliere, che nessuno vi può togliere. Interessante. Allora uno dice, aspetta, ascoltiamo qual è questa regola fondamentale, basta, questo segreto, potremmo chiamarlo anche così. Vi do un segreto, vi dico il segreto della vita. Qual è il segreto della vita? Se noi ascoltassimo quello che dice oggi la gente, il segreto della vita è il benessere. Sara, sai cosa vuol dire benessere? Essere bene, stare bene, stare bene, che vuol dire? Benessere? Se hai soldi ti fai proporre tante cose. Quindi il mondo di oggi ti dice, sa, se tu vuoi essere felice, due soldini, 5, 10, 20, 50 li devi avere. Poi, il benessere vuol dire stare bene in forma. Allora sono tutti là che corrono, tutti là che fanno la niente, il tofu. Una volta mia sorella me l'ha fatto mangiare. Dio, va bene, ok. Salame buono, però va bene, ognuno fa le sue scelte. Quindi siamo nella grande religione del nostro tempo. Qual è la religione di maggioranza in Italia? Non dite cristianesimo, perché ormai siamo di minoranza da un pezzo. La grande religione di maggioranza italiana in Italia è la religione del benessere. Bisogna stare bene a tutti i costi. Sai come fai per essere felice? Devi stare bene. A volte ci riesci, a volte no. È un problema questo del benessere. Tutti alla ricerca del benessere. Gesù invece dice no. Il segreto che io vi do non è il benessere. Perché il benessere quando ce l'hai bene, ma ci può essere un momento che tu non ce l'hai. Allora sapete qual è il segreto? Vi do un comandamento nuovo, lo sapete bene, che vi, come io vi ho, che
vi ami, che vi ami ate a vicenda come io vi ho amato. Ma l'hai tenuta tanta lunga, Don Paolo, era semplice. Il segreto per una vita che ha una gioia che nessuno ti può portare via, neanche la morte, è il segreto di una vita che ama, di una persona che vuole bene. Ah, è facile detto così. Sì, quasi però, perché se noi andiamo in profondità, vediamo che Gesù dice come io vi ho amato. Questa è una seconda parola che non basta dirla per capirsi. La prima era gioia. Si fa presto a dire gioia, ma la gioia dove la vai a cercare? Nel benessere. Poi quando ce l'hai te lo auguro, ma non è mica sempre detto che ci sia. No, 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 quello non è una roba che sta fatta, il benessere. E allora dove la vado a cercare? Nell'amore. Sì, ma ci dobbiamo intendere. Che cosa vuol dire amore? Gesù dice come io vi ho amato, poi lo dice ancora più chiaramente. Non c'è amore più grande di questo. Dare la vita per i propri amici. Vi ho chiamati amici. Ah, adesso ho capito. Allora Gesù ci dice, se tu vuoi avere una gioia che non finisce mai e anche la morte ti può portare via, devi amare come vi ho amato io e come ci ha amato Gesù, dando la vita per noi. Tutto chiaro qua? Bene. Qual è il problema a questo punto? Qual è il problema? Non si riesce ad amare come Gesù ci ha amato. Non così tanto, Gio, dillo, cioè. È morto in croce. Allora uno dice, guarda, ti ringrazio, era un segreto fondamentale, adesso ho capito che se io volessi essere felice sempre, avere una gioia che nessuno mi toglie, dovrei amare come Gesù, però Paolo, io ti dico una cosa, io non ci riesco, faccio fatica, a volte ci riesco, a volte no. Per esempio, mi hanno detto che tu a casa dei tuoi tre, cioè dei tre fratelli, tu sei migliore. Questo è chiaro. No, 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 perché erano lì, adesso lo so, ti ho visto un po' in giro, non ho letto anche la prima lettura, vorrei vedere cosa stanno pensando in questo momento. Cioè, effettivamente voler bene non è una... Tu ci provi a voler bene tuo fratello? Sì, fondamentalmente penso che vi vogliate abbastanza. Però dipende. Continua a ribadire questo dipende, eh? Indagherò con Edo e Greg dopo come verrà cavata in casa. È così, voler bene è una cosa bellissima, ma voler bene come ci chiede Gesù, cioè fino alla fine, fino a dar via la nostra vita. In questi giorni vi ricordate nella preparazione aveva tirato fuori una parola, la Eucaristia è presenza reale, e poi c'era un'altra parola che cominciava per essere. Dillo? Sacrificio, che miseria, una parola poi impegnativa. Vuol dire io mi sacrifico per te, do la mia vita per te. Oh, ma Giovanni ha ragione, siete d'accordo con Giovanni? È difficile vivere così. Allora a questo punto noi potremmo dire, ah, peccato. Stavo per avere il segreto per essere felice per tutta la mia vita, anche nei momenti più difficili, potevo essere nella gioia ugualmente, ma mi rendo conto che non sono capace, perché amare così tanto non ci riesco. E a questo punto però il Vangelo, Alessandro, ci viene in aiuto, perché ci dice, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Che vuol dire? Sì, ma non è che voi dovete essere qua e cercare di essere all'altezza della situazione, come quando uno, non so, dimostra al suo allenatore di essere il migliore. Ogni tanto succede che chi va a fare sport cerca di dimostrare al suo allenatore di essere molto bravo, perché così dopo mi convoca. E lui dice, no, fermatevi, non è mica così la storia. Io ho scelto voi, non voi avete scelto me. Cioè Gesù aveva scelto anche Pietro. Lo stava per tradire, aveva scelto. Aveva scelto anche Giuda. Pure sapeva che poi andava a finire male. Cioè il Signore sa che poi non siamo capaci di amare, però ci dice, non preoccupatevi, io vi ho scelti. Lo dicevo anche stamattina con i vostri amici della mattina, il turno della mattina del vedere la comunione. Siete venuti voi oggi qui in chiesa? Sì, sì, non siete venuti voi oggi. Però è anche vero che oggi il Signore vi ha scelti. Ha detto, voglio proprio prendervi per cercare di chiedervi di amare. E uno, Sara dice, oh, se me l'hai chiesto te, io ci provo. L'ho voluto io, l'hai chiesto? L'hai chiesto te? Sì, l'ha chiesto Gesù. E quindi a questo punto, Signore, se me l'hai chiesto te di provare ad amare, io ci provo. Ecco, siamo in confusione. Ci manca solo una cosa da dire. A questo punto, il segreto della vita è amare. Amare quanto? Tutto. Facile? No. Ci rendiamo conto che siamo in difficoltà, quando tu sei in difficoltà chiedi aiuto, tu dici, Signore, ma dammi una mano a te. Infatti Gesù ti dice, fate, stai tranquillo, io ti ho costituito perché tu possa voler bene.
cose noi non ce ne rendiamo conto, magari noi stiamo già volendo bene, ma non riusciamo neanche a rendercene conto. Ma Gesù dice: non preoccuparti, io ti ho fatto in modo che tu poi sei capace di amare. A questo punto l'unica cosa è riuscire a trovare il modo di stare attaccati a Gesù. Che cosa potremmo fare per stare attaccati a Gesù che ci dà la forza di amare come ha amato Lui? Bravi! Potremmo fare la comunione. Quante comunioni potremmo fare? O almeno una ogni domenica, 52 domeniche. Vivrei un altro centinaio di anni, almeno 5200 volte potrete fare la comunione tutta vostra. Non è poco. Quindi, vedete, tutte le volte che io vengo in chiesa la domenica e posso fare alcune, io dico: che fortuna che ho, perché io dovrei amare per essere felice, ma non sono capace perché sono un essere limitato. Ci provo, ma poi non ci riesco. Ma che fortuna però, alla fine della messa tutte le volte che voglio posso fare la comunione. Ah, che bello. Mi viene data la forza di amare come ha fatto lui. E allora a quel punto sarò nella gioia. Che il Signore ci conceda, soprattutto vi conceda per. Questa sia la prima comunione di una serie innumerevole, che non sappiamo neanche più tenerci in conto. Che il Signore ci conceda di rimanere attaccati al suo amore per diventare anche noi capaci di amare ed essere della gioia.